Siamo particolarmente soddisfatti perché l'ANCI Toscana, che è l'associazione che raccoglie i comuni della nostra regione, ha promosso per il primo anno il concorso Buone Pratiche Network e noi all'interno di questo concorso abbiamo ricevuto una menzione speciale per i giochi inclusivi, ossia per gli arredi e i giochi per l'appunto che permettono ai bambini con ridotte capacità motorie di giocare con i loro coetanei. Abbiamo installato i giochi inclusivi e la superficie in gomma antitrauma al giardino della scuola dell'infanzia e nell'ambito per l'appunto di questa attività abbiamo ricevuto questa menzione speciale perché i giochi inclusivi non sono molto diffusi nella nostra regione, invece sicuramente rappresentano un elemento importante di integrazione per i nostri bambini e quindi da questo punto di vista speriamo che anche questa menzione, diciamo, possa invogliare anche altre amministrazioni a proseguire in questa attività e sicuramente per noi è un elemento di motivazione per andare avanti e implementare quello che è il nostro progetto in tal senso. Per questo stiamo prevedendo di aggiungere altri giochi inclusivi all'interno delle scuole e soprattutto in quelle che sono le aree verdi maggiormente frequentate dalle famiglie e quindi di conseguenza dai bambini stessi. Quindi ecco, è un elemento di soddisfazione e anche di motivazione perché è un settore a volte di cui si parla poco, ma è estremamente importante perché se si pensa ovviamente ai nostri bambini e alle nostre bambine, la maggiore aspirazione è quella per l'appunto di poter giocare insieme e in questo modo soddisfiamo ovviamente questo desiderio importante dei minori. Tra l'altro